benvenuti a tutti. Noi siamo la generazione sandwich, ebbene? È vero. E per generazione sandwich si intende quelle signore, perché principalmente sono le signore, che per l'IMSS sono molto giovani, per gli altri no, che hanno ancora i figli che ruotano intorno o non se ne vanno fuori dai piedi perché sono eterni adolescenti anche a 40 anni, o se se ne sono andati, sono tornati con il frutto delle loro uscite, quindi arrivano in casa i nipoti, e poi in adulta abbiamo anche i genitori, che per carità è una fortuna per chi ce l'ha, ma è una fortuna mica facile da gestire. E allora dicasi che noi stiamo nel mezzo, come il prosciutto in mezzo al sandwich, ma schiacciate maledettamente da una parte o dall'altra. Allora, questa sera io volevo parlarvi dei centri diurni integrati, che sono una soluzione possibile d'aiuto per quelle come noi, le donne sandwich, che non sanno più a che santo voltarsi. Ovvero, i centri diurni integrati sono delle strutture che servono per ospitare e intrattenere le persone della quarta età, perché a questo punto stiamo parlando di questo. Non c'è un'età esatta di entrata in queste strutture, semmai c'è una condizione di maggiore o minore autosufficienza, o comunque la capacità o meno di organizzarsi la vita. Allora, parto da quella che è stata la mia esperienza personale. A un certo punto della mia vita mi sono ritrovata con mia mamma, che non era ancora così anziana malmessa, ma è passata da una condizione dove se ne andava in giro allegramente tutto il giorno, dentro, fuori, amiche, associazioni, gite, abbuffate, piccolo ictus, grande depressione, rottura del femore, nel giro di un anno non era più la stessa persona. E non solo lei non era più la stessa persona, tutti quelli che le ruotavano attorno, ovvero io che sono figlia unica, mio figlio e tutto quello che concerneva, perché ci eravamo preparati ad affrontare un'emergenza, l'emergenza poi ci si è resi conto che era diventata uno stato perdurante. E quindi con questo cambio di vita, dove all'inizio avevo tentato di sopperire attraverso una badante, sono entrata nel circuito badanti, che naturalmente prima di trovare la persona che va bene per te non è una cosa così immediata, si passa purtroppo, per fortuna, attraverso più esperienze, né per colpa degli anziani né per colpa delle badanti, ma non sempre la torta viene ben lievitata la prima cottura. E a un certo punto io avevo il problema di mia madre, che a casa stava tutto il giorno immobile ad aspettare che venisse sera, senza stimoli. La badante che c'era in quel momento puliva la sua casa non è mai stata così pulita, io non l'ho mai vista così pulita in vita mia, ma mia madre sembrava un vegetale. Finché ho sentito parlare di queste strutture che si chiamavano centri diurni e sono andata a visitarne qualcuno. Allora, presso le case di riposo ci sono delle aree dedicate agli anziani che prevedono il fatto che gli anziani possano andare via la mattina e uscire la sera o comunque in tardo pomeriggio, e vengono non solo assistite ma anche intrattenute le persone. E devo dire che all'inizio mia madre è andata a Ravelli e poi successivamente l'ho trasferita invece in quello che c'è di fronte all'ospedale di San Paolo, per capirsi, che all'epoca era del comune, poi dopo è stato privatizzato, ed è stata un'esperienza che le ha cambiato la vita. Ha cambiato la vita perché intanto l'atteggiamento che hanno loro nei confronti degli anziani non è tu sei vecchio, quindi sei residuale, ti teniamo come sei, andrai avanti così per quello che dovrai campare, ma è vediamo come stai, vediamo come possiamo fare per farti stare meglio,
Quindi da un punto di vista sanitario c'è stata un'equipe di persone estremamente valide, composte da un medico di base dedicato solo al centro diurno, lo psicologo che era dedicato all'epoca al centro diurno e uno psichiatra che andava e veniva, e che l'hanno rivalutata dandomi le indicazioni esatte all'epoca per riuscire a darle una cura appropriata. E non è stata una cosa da niente, perché mia madre è entrata prendendo le medicine per l'Alzheimer ed è a un certo punto ci siamo trovati a fare una rivalutazione per depressione. Lei era una depressa, un geriatra aveva cannato completamente la cura perché l'aveva presa appunto per persona in demenza. E a quel punto, cambiando la cura e seguendola con attenzione perché buttava dei farmaci, ha cominciato piano piano a riprendersi. E poi cosa facevano lì dentro? Facevano attività di intrattenimento, nel senso che proprio partendo dalla base che l'anziano non è uno che deve mettere in un angolino e accendergli la televisione, ma devi stimolare, stuzzicare a tutti i livelli per tutte le capacità che ha, ci sono una serie di assistenti, una serie di animatori nei centri di ordine. Gli animatori fanno fare una serie di iniziative estremamente interessanti, che possono partire da quelle più elementari, che sono giochiamo a carte, giochiamo a tombole, mettiamoci pure il premio perché sennò non ci divertiamo, a facciamo lavori proprio, non so, in composizione con la carta, con i materiali, facciamo fiori, per carnevale facciamo le maschere, le prepariamo per l'autunno, riempiamo le porte di foglie, e a lavori più complessi per chi è capace, c'è la sartoria dove si ricama, si cuce, e c'è la lettura del giornale in comune, quindi anche il fatto di cercare di mantenere vivo l'interesse e di mantenere le persone dentro nel mondo, il giardinaggio, e se non si può uscire perché è inverno portiamo dentro le vasche con la terra e piantiamo in una sala come questa, io sono ogni tanto faccio i giri lì ed erano lì che manovravano e piantavano le loro piantine. Quindi questa è un po' la parte di intrattenimento, mi hanno fatto dei lavori molto belli, tutti cadenzati a seconda di quelle che sono le stagioni o i momenti di festa, nel senso che tutte le occasioni sono buone, chiaramente a carnevale si va in maschera, si fa la festa in maschera, si balla, si canta, spesso si arriva uno degli animatori con le sue casse e una sorta di pianola e fanno ovviamente con le canzoni che sono le canzoni degli anni in cui loro erano giovani, e le fanno fare anche il karaoke, nel senso che gli danno anche il libro con i testi per far cantare insieme. E però tutto questo serve per stimolare intellettualmente, emotivamente e rendere le persone ancora attive e partecipi. L'altro aspetto è l'aspetto anche fisioterapico, nel senso che fanno ginnastica. Ovviamente non possono andare su quadro svedese, però chiaramente ci troviamo gli anziani che seduti in circolo come fossimo noi, o giocano a palla, a tirarsi qualcosa, oppure fanno esercizi con la parte superiore del corpo per cercare di rendere più attivo e mantenere il movimento del capo, del collo, delle spalle, delle braccia, o fanno la cicletta e hanno le sedie con i pedali, ovviamente non stiamo parlando di biciclette che assomigliano più alle biciclette. E per chi ce la fa c'è anche la palestra. E poi c'è invece tutta la parte legata all'assistenza, cadenzare la giornata, dare anche piccoli incarichi che possono essere segnare i pasti, fanno la colazione, pranzano, fanno la merenda, c'è una scelta anche del cibo. Ci sono delle riunioni periodiche che si chiamano PAI, dove vengono convocati i figli della generazione sandwich a fare gli incontri con gli insegnanti, sembra la stessa cosa perché c'è tutta l'equipe, e l'equipe è composta dai medici e dagli assistenti,
e dal personale, dagli animatori, e si stabiliscono degli obiettivi. Quindi pensate il ragionamento, vuol dire che per persone di 80, 90, 95 anni, c'era anche qualche centinaio, ci si dà comunque degli obiettivi da raggiungere per migliorare la loro condizione. L'idea non è di farli entrare mantenendoli come sono, ma l'idea è li facciamo entrare qua per farli stare meglio. Normalmente c'è anche un servizio pullman che viene a prenderti e ti riporta. Allora, poi non tutte le zone sono così fortunate ad avere strutture di questo tipo, però io personalmente prima non sapevo neanche che esistessero. Qui a Bucinasco c'è un centro diurno, oramai da tanti anni, in una casa tra l'altro dove sopra ci sono dei mini appartamenti per gli anziani, che se vogliono possono poi passare la giornata insieme, collettivamente, o possono, quando hanno voglia, starsene a casa loro. Oppure possono esserci anche degli anziani che vivono da soli o che vivono con la famiglia lavora, e questo può essere un modo piacevole, intelligente e utile per passare la giornata. Devo dire anche che mia mamma in alcuni momenti è stata male al centro diurno, e io ho sempre detto alla sua badante, che è una persona splendida, che per quanto brava lei possa essere, è veramente brava e oltretutto è anche un'infermiera diplomata, non sarebbe riuscita a garantirle l'assistenza così tempestiva come è successo in casa di riposo. Nel senso che non ricordo, un giorno ero a pranzo fuori, mi ha telefonato, mi ha detto stia tranquilla, ho già attivato, la stiamo portando a San Paolo, ho già attivato il pronto soccorso dicendo che parte da quella persona, è stata assistita nel giro di 5 minuti. Ed è ancora qui che la racconta sostanzialmente, però a casa nessuno sarebbe riuscito a darle quello che è stato dato in quella circostanza. Nello stesso tempo l'altro aspetto molto positivo è che se tu vai in un centro diurno poi dalle 5 di sera sei a casa tua, quindi la tua vita non si snatura totalmente, nel senso che non vai a vivere se non è strettamente indispensabile in una struttura protetta. Continui la tua vita, sì, magari ti rompi un po' le scatole la mattina di alzarti presto, e se sei una a cui piace dormire, questa è una cosa che a mia mamma un po' scoccia. Però, ecco, noi passiamo lì davanti alla domenica e lei fa ciao, ci vediamo domani mattina. È della serie, io lì sto molto bene. Ecco, io volevo condividere questa esperienza proprio perché io personalmente prima di tutto quello che è accaduto non sapevo neanche che esistessero. Oggi scopro che per fortuna ce ne sono, alcuni funzionano meglio, altri meno bene. Questo devo dirlo, quando io sono andata a cercare all'inizio Radaelli, che non era male neanche quello, aveva il difetto che finiva alle 2 sostanzialmente, per quelle 3 a casa. E avevo visto un altro centro diurno sempre in quella zona, dove si capiva chiaramente che le persone venivano parcheggiate, ma perché? Non per colpa del personale, per colpa del fatto che il personale ce n'era troppo poco, perché poi c'è dietro, c'è anche tutto il discorso della sanità, la privatizzazione, ciò che è pubblico, il privato deve far profitto, e quindi il profitto sul personale, perché purtroppo alcune trasformazioni passando da comunale a privato nel tempo le abbiamo viste. Ad esempio adesso lo psicologo non c'è più, lo psichiatra non c'è più, mentre un po' di anni fa c'erano dentro la struttura dove mia mamma. Però il livello di assistenza è rimasto comunque buono, perché credo che il comune effettui anche dei controlli. E so che c'è alla Sacra Famiglia, so che noi a Bucinasco ce l'abbiamo, so che ce n'è uno a Corsico, e a Milano ce ne sono anche altri sicuramente. Questa cosa appunto volevo intanto condividerla con voi, capire se voi li conoscevate, sapevate di queste cose, se avete qualcosa da aggiungere. Ah, una cosa che metto lì in più è quella sul costo di queste strutture. Posso parlare solo per il comune di Milano, perché qui non lo so. Mia madre paga sulla base del suo reddito.
Quindi tu entri dentro e puoi pagare, secondo me, non dico da 0 euro, credo che il massimo sia circa 35 euro al giorno, dove però è tutto incluso, c'è il pasto, c'è il pulmino, l'assistenza sanitaria, l'assistenza, anche la colazione e la merenda, il parrucchiere una volta al mese, il pedicure una volta al mese, sono comprese. Allora poi è chiaro, il parrucchiere non è che sia nei birbottini, però ci si accontenta. 5 giorni alla settimana, certo. 5 giorni ed è aperto 12 mesi l'anno. Se tu vuoi fare poi la piega la settimana dopo, ma anche perché parliamoci chiaro, non è detto che un anziano da solo riesca a farsi i capelli, no. E anche la piega è un prezzo risibile, nel senso che tengono evidentemente dei prezzi che chiamiamo i politici per lì dentro. E per me è stato un grandissimo aiuto e quindi volevo appunto condividere con voi questa esperienza per sapere che con la fatica di essere comunque sempre una generazione sandwich ce la si può fare, qualche aiuto dall'esterno c'è. Fanno gli incontri con i bambini della scuola elementare piuttosto che dell'asilo, li portano lì, fanno dei lavori insieme in alcuni momenti dell'anno, quindi sono molto belli anche questi incontri tra generazioni. Li hanno portati in gita, li hanno portati alla Scala, li hanno portati sul Pato Musci, li hanno portati. Allora, lì dentro fanno ogni tanto qualche spettacolino, oppure feste con le famiglie aperte d'estate nel parco. Io ribadisco, sto parlando del centro che c'è di fronte a San Paolo, non posso parlare per tutti, però penso che mi è capitato di essere nell'androne del San Paolo, quando tu entri che c'è la recepzione, c'è un salone grande, e perché portavo lì mia suocera a fare il legno, magari lei era su, io scendevo a mangiare, e mi è capitato spesso che dalla casa di riposo di fronte portassero lì una donna una volta, un uomo un'altra volta, lì c'è un pianoforte e loro hanno suonato il pianoforte in una maniera che non volevo più andare su, neanche le quattro, perché sono stata lì a sentire quasi 2 ore, bravissimi, accompagnati da una persona, e gli ho fatto suonare il pianoforte. Sì, veramente.